Buonasera, siamo qui col nuovo, diciamo, nuovo presidente per quanto riguarda Serenza, perché c'è stato un cambio, visto e considerato che il vecchio presidente dell'Ellis farà il vicepresidente, il nuovo presidente del Serenza è Gaverini, ex direttore sportivo. Quindi per quanto riguarda la prima domanda, sicuramente visto il campionato precedente, che per quanto riguarda la seconda categoria, come classifica è stata buonissima, giocando anche con molti giovani. La prima cosa che gli chiediamo è cosa si aspetta dal prossimo campionato. Innanzitutto buonasera a tutti, ma guarda, cosa ci aspettiamo? Senz'altro riconfermare la stagione appena passata, perché come hai detto giustamente tu, abbiamo avuto e abbiamo ancora maggiormente incrementato il numero di giovani quest'anno, quindi noi basiamo sempre la nostra forza sulla gioventù della squadra, sulla giovinezza della squadra. Quindi mantenere un risultato quantomeno come l'anno scorso per noi sarebbe più che gratificante. Allora, la seconda domanda, visto e considerato che sei passato, diciamo, dal campo alla scrivania, e visto e considerato che la campagna acquisti l'avete fatta tu e il mister, come avete strutturato questa squadra? Guarda, noi abbiamo sempre puntato, come appunto sotto le direttive del mister Sarchi, soprattutto a un gioco con la palla a terra da centrocampo in su, cioè recuperare palla molto alta e cercare di andare in porta velocemente. Quindi abbiamo, grazie a Dio, trovato anche dei giocatori a nostro avviso buoni, anzi direi forti, davanti. Abbiamo rinforzato anche il settore difensivo, sempre con un ragazzo molto giovane del 94, un certo Bonacina, che per noi, sentendo anche in giro, abbiamo chiesto informazioni, potrebbe dare delle buone garanzie in difesa. Comunque, soprattutto rispettando il gioco di Mister Sarchi, giocare davanti, da centrocampo in su, ecco. Quindi i giocatori rinforzato il centrocampo, rinforzato il settore degli attaccanti. In più siete riusciti a portare, diciamo, Moltini dal Masnianico. Esatto, lì è stato incredibile perché a volte succedono le cose quando meno te lo aspetti. Ho trovato suo padre e ci siamo cambiati così il numero di telefono. Fa: guarda, perché mio figlio va a scuola, non va a scuola, è stanco, non ha più gli orari. Da lì il mister Sarchi fa: cazzo, cacchio, dobbiamo intralciarlo perché quello è forte, forte, forte. Siamo riusciti in 10 giorni a tesserarlo e grazie a Dio adesso gioca nel Serenza. Benissimo, grazie mille e buon campionato. Grazie mille a voi.